Amici, ben ritrovati. Apriamo al di fuori e andiamo subito a presentare gli ospiti che sono qui oggi con noi: Stefano Zoila, team Buonasera. manager del Teramo Calcio. Salve Stefano. Buonasera. E Alessio Peroni, responsabile area marketing del Teramo Calcio. Buonasera. Ciao. Allora, passiamo subito con la rassegna. L'abbraccio di 250 ragazzi della media d'Alessandro e biancorossi del Teramo. Il bomber argentino Masini è il più applaudito e il portiere Serraiocco para i rigori degli alunni. Allora, amici, ascoltiamo cosa ha da dire nel riguardo. Alessio Peroni, responsabile dell'area marketing, riguardo queste iniziative lodevoli da parte del Teramo Calcio, dove porta i propri giocatori nelle scuole di questa città di Teramo. Ah, diciamo che intorno a questo progetto che comunque abbiamo ideato come società c'è un entusiasmo importante da parte di tutta la città di Teramo e chiaramente di tutte le scuole che comunque stanno aderendo con entusiasmo in questa nuova avventura. Noi abitualmente ormai come magari già tutti sanno, ogni giovedì antecedente la partita di campionato ci richiamo presso gli istituti, organizziamo questi incontri con i calciatori che hanno praticamente lo scopo di convogliare sempre più i giovani, quindi coinvolgerli sempre più a un rapporto più intenso con lo sport, quindi creare comunque una forma di comunicazione, magari coinvolgendoli un po' più a 360 gradi. Ecco, ma questo progetto che è importante, da chi è nato? Dal presidente Campitelli, immagino. Allora sì, l'idea nasce da tutta la società, dal presidente in primis, dal direttore generale e soprattutto coadiuvata e organizzata nel minimo dettaglio dal responsabile del settore marketing Alessio. È un'iniziativa che è iniziata da un mese circa, che però andrà avanti per tutte le scuole, insomma, del comune di Teramo. Quindi ecco, no, noi siamo contenti anche perché c'è grande partecipazione da parte sia degli insegnanti che degli alunni. Quindi non ci fermeremo, insomma, con queste due o tre scuole, andremo avanti per tutto l'anno. Comunque Alessio Peroni è una pedina importantissima per il Teramo Calcio in quanto è riuscito a trovare un accordo con due sponsor molto importanti, la Pepsi e la Gatorade. Alessio, ce ne può parlare? Pepsi e Gatorade sono due aziende che io ho avuto modo comunque di incontrare in un'altra realtà calcistica con la quale ho lavorato, cioè, meglio l'Ascoli Calcio, e devo dire che comunque sono due multinazionali importanti da un punto di vista proprio della visibilità del brand, perché comunque sono oggi presenti in diversi stati d'Italia con club comunque di rilevanza come Milan, Inter, Lazio, Roma, quindi chiaramente avvicinare questi due brand alla Teramo Calcio è un aspetto comunque gratificante per la Teramo Calcio, quindi voglio dire, è un'operazione finalizzata comunque a dare sempre un'importanza maggiore a questo brand della Teramo Calcio. L'obiettivo suo dell'area marketing, qual è in particolare? Ce lo può dire? L'obiettivo vostro, cioè, oltre a quello di portare il Teramo Calcio nelle scuole, i giocatori per le scuole, questa fa parte appunto del marketing che si distingue ovviamente dalla pubblicità. La pubblicità è una cosa, il marketing è un'altra cosa ancora. Ma qual è il vostro obiettivo finale? L'obiettivo comunque da parte della società è quello di espandere un po', far conoscere questo brand comunque magari fuori dal campo di gioco, quindi facendo appunto questi interventi che stiamo facendo con i ragazzi. Abbiamo altri progetti ancora in fase embrionale che comunque andremo a sviluppare nei prossimi mesi, di cui uno prima dalla fine del campionale di rilevanza anche nazionale. Adesso magari stiamo vedendo di poter chiaramente sempre con nuove idee, nuove iniziative, cercare di creare il più entusiasmo possibile all'interno della società, entusiasmo comunque sia che si affaccia un po' anche ad un pubblico più adulto, non solo ai ragazzi, perché siamo partiti con questo progetto con l'intenzione un po' di far leva, va bene, cioè come obiettivo, perché oggi comunque il ragazzo, magari anche per coinvolgere magari un pubblico più adulto, anche nelle partite, aumentare comunque l'affluenza dentro lo stadio, comunque cerchiamo di
di portare avanti, diciamo, un progetto lodevole e quindi di coinvolgere più ragazzi possibili nel mondo dello sport in particolare. Bene, Teramo senza freni, più 6 sull'Ancona, la capolista doma anche il Trivento che sfiora il 2-2 e si arrende nel finale. Il Teramo ha vinto, grazie soprattutto a un grande Borrelli. L'allenatore del Trivento credeva appunto di poter pareggiare la partita perché più volte si è sfiorato il pareggio, non a caso un palo preso all'inizio e poi dopo nella ripresa con Acquaro che ha sprecato un'occasione importantissima. Allora, ci dica un po', è stata fortuna la vittoria del Teramo oppure bravura? Ma la fortuna ci vuole sempre in ogni partita, in ogni incontro. Direi che il merito della vittoria di Trivento non è assolutamente da dare a Davide Borrelli, anzi, il merito è di tutta la squadra. È ovvio che Davide è un ottimo giocatore, un giocatore importante per la Teramo Calcio e insieme agli altri hanno fatto sì che appunto tornassimo vincitori dalla trasferta di Trivento, che tra parentesi è un'ottima squadra e che darà filo da torcere a tutte le altre del girone. Ma Speranza sostituirà Calabuig? Ma Speranza, questo lo valuterà il mister, si vedrà appunto l'allenamento in settimana e il mister poi deciderà come sostituire Mattias. Il giovane interessante da parte del Trivento, De Stefano, come lo trova Stefano? Un ottimo giocatore come tutti gli under del Trivento, che io considero tra parentesi un'ottima squadra, anche la classifica, anche il campionato scorso dimostra appunto che è una squadra tosta, forte, quadrata. Contro la Vispesaro che obiettivi vi siete prefissati? Lei in particolare? Oltre a quello di vincere. L'obiettivo mio, come quello del mister, della squadra e della società, è quello di puntare a vincere ogni partita. È ovvio che non sempre magari ci riuscirà in futuro perché potremmo essere anche sfortunati in qualche episodio, comunque potrà anche lavorare bene la squadra avversaria. Noi scendiamo in campo per vincere, in casa e fuori casa. Questo è un messaggio importante, ma che d'altronde già la città ne è consapevole, insomma, quindi ecco, non ci nascondiamo dietro un dito. Zoila, lo sai chi gioca questa sera? Sì, gioca il Napoli. Contro chi? Con la Juve. Lei farà il tifo per la Juve, immagino. No, per il Napoli. Come per il Napoli? Sì, una bellissima squadra, un grande progetto. Non è juventino? Anzi, sì, ma io sono sportivo, quindi non... Ma quindi fa il tifo per il Napoli? Esatto, farò il tifo per il Napoli e spero che vinca. Si sente più napoletano lei? Assolutamente, io sono teramano. Ah, beh, mi è venuto qualche dubbio. No, assolutamente. Quindi juventino per sport, diciamo, però napoletano. No, mi piace il progetto, il progetto del Napoli, un grande progetto, calcolando che 6 anni fa eravamo al San Paolo a vedere il Napoli col Teramo, quindi in 5-6 anni, se non erro, tempi insomma, erano. È riuscito, no, sono belli anche questi. È riuscito, diciamo, a questi però sono più giorni d'orelli, diciamo, come direbbero la Jalapas, giorni d'orelli nel senso d'oro. Quali? Quelli del Napoli o quelli del Teramo? Ma questi attuali. Di entrambe le squadre? No, del Teramo. Ma il Teramo sono giorni positivi perché il lavoro che si fa settimanalmente viene ripagato la domenica, ecco. Quindi stiamo tranquilli, andiamo avanti con i piedi per terra. Forza Juve. Forza Napoli. Non ti guarda. Bene, abbiamo trovato un napoletano a Teramo, siamo felici che ci sia anche un tifoso dal cuore azzurro tra noi, soprattutto nella dirigenza del Teramo Calcio. Ma ringraziamo Stefano Zoila, simpaticissimo, per essere stato con noi. Buonasera a tutti. E Alessio Peroni. Buonasera. Buonasera anche a lei, Alessio. Alla prossima puntata, allora.